La giustizia francese ha emesso 3 mandati internazionali d'arresto nei confronti di altrettanti presunti responsabili di un attentato compiuto nel 1982 in un quartiere ebraico di Parigi e costato la vita a 6 persone. Destinatari dei provvedimenti sono 3 palestinesi localizzati in Cisgiordania, Giordania e Norvegia e sospettati di avere fatto parte del commando che ha agito in Rue de Rosiers. Nonostante i progressi dell'inchiesta, non è però scontato che i 3 presunti terroristi arrivino davanti a un tribunale francese. Le procedure per l'estradizione sono complesse, quindi ci sarà un'altra battaglia da fare per ottenere che le persone siano ascoltate dal giudice, ma è molto importante, anche se molto tempo dopo, ottenere giustizia. Noi non ci rassegneremo mai. Ancora oggi, più di 30 anni dopo, l'attentato rimane impresso nella memoria di molti. Ogni volta che passo da qui vedo mio padre, il nome di mio padre e quello di tutti gli altri. Ecco, non posso dimenticare. Cosa mi attendo adesso dalla giustizia francese? Mi attendo un processo che condanni i responsabili. Secondo l'inchiesta, l'attentato sarebbe stato condotto da Fatah Consiglio Rivoluzionario, un gruppo palestinese facente capo ad Abu Nidal e in conflitto con l'OLP.